Energie giovani d'estate e paesi che muoiono durante l'arco dell'anno. È il destino dell'entroterra, soprattutto delle zone dell'Ufite e dell'Alterpinia, che più scontano difficoltà logistiche. Se ne è parlato nel dibattito promosso dall'Associazione Astrea di Gesualdo, che ha coinvolto il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore. Penso che sia fondamentale l'apporto che è stato dato dalle grandi aziende in questo territorio, anche se poi troppe hanno chiuso e quindi bisogna avere una progettazione industriale, perché io non credo che si possa vivere solo di turismo e cultura enogastronomica. Io penso che si debba avere un modello di sviluppo completo, ma ovviamente grazie anche alle nuove tecnologie si può investire magari sui settori del terziario o dell'innovazione tecnologica che, vista l'alta scolarizzazione che in questi territori c'è, può far rientrare quei tanti giovani che magari non per scelta, che ovviamente va sempre rispettata, ma per obbligo sono dovuti andare via. Noi credo che possiamo ricostruire intorno a queste comunità, basti vedere qui a Gesualdo come si è recuperato anche la voglia, la passione di riscoprire la propria terra, le proprie tradizioni, la propria cultura, di far ritrovare una comunità. Non è un ritorno al passato, è un investimento sul futuro. Dobbiamo essere capaci di ascoltare e ognuno deve fare la propria parte, creando le condizioni per liberare le energie giovani su progetti culturali e turistici. È determinato nel dichiarare il suo impegno Gennaro Migliore, che ha apprezzato le idee e gli sforzi dei giovani gesualdini di Astrea e della Proloco. La riflessione si è poi ampliata con il contributo dell'associazione Locomotivi. Grazie alla buona politica, ha detto Pietro Mitrione, abbiamo vinto una battaglia, o meglio, fatto passi in avanti. Ovviamente in riferimento alla riapertura dell'Avellino Rocchetta, il 26 agosto con il treno storico si arriverà fino a Lioni, ma il sogno è quello di raggiungere il capoluogo il prossimo anno.